Cyril, occhiali in bella vista questa mattina per l'evento cittadino del nostro sponsor. Hai dimostrato di avere la vista bella aguzza per quel grande assist a Emmanuel Badu per una vittoria importante. Sì, no, vittoria molto importante perché sapevamo che era un momento un po' cruciale almeno il girone dell'andata. Era un po' di tempo anche che a casa erano dei risultati un po' negativi, quindi era importante vincere. E no, siamo contenti perché abbiamo lavorato tanto anche le ultime due settimane che aveva la sosta per fare il tipo di partita che abbiamo fatto. Anche questa mattina abbiamo visto sui quotidiani un po' questo scambio social, il gruppo ha voluto dimostrare anche un po' all'esterno, se vogliamo, di essere molto compatto, molto unito. Sì, ma questo non è andato via nessuna parte del campionato, però era importante. Secondo me era anche la prestazione un po' di, come dire, aggressivi di squadra che abbiamo fatto anche qualche volta prima, che mancava magari per 90 minuti, questo abbiamo riuscito a farla e adesso, come dire, sappiamo che è la strada per fare un ottimo campionato e adesso guardiamo ancora dietro, però da fiducia a questa vittoria. Domenica giocate contro il Chievo, insomma una partita particolare per te, anche lì dovrete cercare di replicare la prestazione e magari anche il risultato. Sì, ma già fuori casa abbiamo riuscito a fare dei bei risultati e Chievo anche loro hanno vinto l'ultima partita, quindi sarà una partita, come dire, le due squadre hanno vinto l'ultima gara, quindi sarà una partita sicuramente difficile per noi perché andare a Bentegodi non è mai semplice, soprattutto con questo Chievo che ha, secondo me, anche ritrovato un po' come erano all'inizio stagione, quindi sarà una partita difficile, però adesso sappiamo la strada e con Napoli abbiamo giocato una bella partita aggressiva e adesso sappiamo che facendo così i risultati arriveranno. Chievo, ci sarà anche la partita di Coppa Italia, ci pensate a quel torneo e dove volete arrivare? Per dire la verità io non sapevo con chi giocavamo mercoledì, l'ho chiesto in macchina, lo so anche che giochiamo, se vinciamo andiamo a Roma con la Lazio e no, quindi e adesso per noi il campionato è il più importante, questo è ogni anno, però è chiaro che è un modo, la Coppa Italia, io ho un modo di vederla un po' diverso, perché per esempio in Francia hanno una maniera di giocarla un po' diversa, il fatto che in Italia si inizia le grandi squadre quasi in semifinale è una cosa un po' strana, però con poche partite si può arrivare velocemente in quarti, in semifinale, quindi sicuramente a casa dobbiamo fare una bella partita per provare a passare il turno e poi c'è poche partite per arrivare a un semifinale, un quarti finale. Quindi chiaramente si penserà dopo la partita di Chievo. Una cosa che riguarda sempre Chievo, so che sei amico fraterno di Etemai, vi sentite sempre, questa settimana l'hai già sentito, lui non è un chiacchierone, tu sei più sciolto di solito, siete rimasti in buoni rapporti, che cosa ti dice, vi sentirete? No, beh, sicuramente ci sentiamo spesso e no, soprattutto ho avuto un piccolo problema pochi tempo fa e chiaro che l'avevo visto quando dopo la partita con Verona, ero rimasto a Verona per vederlo, l'ho visto un po', aveva appena avuto questo piccolo problema e adesso sta bene e sono contento perché per me è sempre un piacere giocare con il Chievo e giocare contro di lui, quindi gli dirò sicuramente di stare pronto, però lo conosco abbastanza per sapere cosa lui ce l'ha già in testa. Senti, ti aspettavi Badu goleador, tre reti come te? Sì, perché è un giocatore che fa inserimento un po' la sua forza e si è trovato ultimamente sulle, come dire, le posizioni giuste, poteva anche fare quasi una doppietta domenica e quindi è importante perché non possono essere solo gli attaccanti che fanno gol, è un gioco che noi che spendiamo tanto, che andiamo tanto sulle fasce e tante volte era la ricerca di inserimento di centrocampisti per anche permettere a noi di essere un po' più liberi davanti e sta andando bene e sono contento per lui perché sì, per un centrocampista già essere a tre gol a questa parte di stagione è importante, però adesso non si deve fermare. Di goleador, tu che sei un attaccante, il più forte in Italia in questo momento chi è? Higuain che è in testa alla classifica, voi che avete affrontato il Napoli o chi? Sì, ma attualmente lui, ma
L'anno scorso c'avevo anche Tevez, però lui anche l'anno scorso che faceva meno gol, e ogni volta che ho giocato contro di lui è l'attaccante puro, è il numero 9, è quello che vogliono tutte le squadre, e sì, è il tipo di attaccante che mi piace tanto, anche se io ho un gioco diverso dal suo, però è un tipo di attaccante veri, il numero 9, quello che devono far gol, quello che hanno la facilità a crearsi occasioni a fare gol. Cyril, una battuta anche su quello che è stato nel prepartita, perché quel ricordo sentito della Francia, tu che comunque sei francese, le telecamere hanno indugiato molto su di te, vedere lo stadio Friuli così, che impressione ti ha fatto? Sì, no, è bello, ultimamente è vero che ci ha avuto tanti, che sia su tante partite, tanti campionati, anche le nazionali hanno fatto dei bei ricordi, però sì, adesso la vita va avanti, no? Non si deve fermare, è importante, come dire, è vero che fa piacere di vedere, come dire, la gente solidaria a questi problemi. Oggi ha toccato la Francia, magari un giorno toccherà un altro paese, si deve essere la stessa cosa, quindi adesso, come dire, è un po' il passato, quindi dobbiamo andare avanti. Cosa da qui a Natale, visto che adesso siete ripartiti, quanti punti pensate di potervi regalare? Ma non lo so, dobbiamo provare a girare almeno il girone d'andata con 22-23 punti, perché così si può avere la possibilità di guardare davanti, però non dobbiamo dimenticare che, per esempio, se perdevamo l'ultima partita staremmo parlando di un'altra cosa, quindi è importante, dobbiamo vincere, dobbiamo fare una bella partita, e abbiamo vinto, e le punte arriveranno se continuiamo a fare delle prestazioni come le ultime due gare che abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Felipe, una giornata piacevole anche quest'oggi, dopo la gara con la Sampdoria è tutto più facile, anche questi eventi cittadini per Web Eyewear, il nostro sponsor degli occhiali. Sì, almeno vediamo anche le persone contente, no? che non ci chiedono, che non ci sgridano, ecco, per modo di dire. No, bene, siamo contenti perché ci voleva. Ci voleva una bella vittoria, un'altra bella vittoria in casa. Sapevamo la forza della Sampdoria, però sono stati bravi, sono stati squadra, abbiamo fatto un'ottima gara. Una gara giocata soprattutto molto bene dalla difesa, sentite di nuovo quella forza che un po' ha segnato tutte le stagioni positive dell'Udinese là dietro? È meglio non dire, però sì, ci troviamo bene, quello che ho detto anche un po' di tempo fa, più giochiamo assieme più ci conosciamo, no? E quindi viene anche più facile, ecco, fare le cose. Io sono contento di come stiamo andando proprio col discorso di squadra. La squadra adesso sa quello che deve fare, corre tutti assieme, ecco, anche quelli che entrano dalla panchina, quindi cioè, l'importante è proprio avere questo gruppo, questa squadra compatta. Senti, Badu ha detto la squadra è col mister, effettivamente anche questo è uno dei segreti della rinascita dell'Udinese. Ma siamo sempre stati col mister, infatti non ho mai capito queste domande, queste critiche, diciamo, no? Assolutamente, noi sappiamo che è un momento difficile, ma è difficile per tutti, ecco. Quindi dobbiamo stare uniti, e se uniti usciremo da questa situazione. Ma questo momento ti sembra stia passando effettivamente, visto che a Napoli anche con la Sampdoria le prestazioni proprio a livello di squadra sono migliorate? Dio, è proprio anche prima c'è stata la prestazione, forse mancava soltanto il risultato. A parte il Napoli che abbiamo perso, le altre abbiamo comunque si è fatto punti. Credo che la squadra ha sempre seguito quello che dice il mister, quello abbiamo sempre provato di fare. Adesso abbiamo modificato un pochettino di più rispetto a quello che facevamo all'inizio, di essere più aggressivi, di essere più dal primo minuto, quindi quello ci ha fatto fare qualche vittoria in più. Felipe ormai ha l'esperienza, perché ha girato tanto, è anche un'età per dare un giudizio a un campionato che è diverso quest'anno forse rispetto ai campionati passati, perché non è che ci sia un leader assoluto. Secondo te chi è la squadra in questo momento che vince lo scudetto? Ma in questo momento io credo l'Inter. Credo l'Inter perché loro vincono. Poi dicono è 1-0, giocano male, cioè non importa, l'importante è vincere. E credo che la squadra, loro abbiano un'ottima squadra e un mister molto bravo. Mi
ieri c'è proprio Inter contro Napoli. Contro Napoli avete giocato, l'Inter c'è anche il tuo passato, secondo te? No, secondo me io spero che vinca l'Inter, perché per quello che ho passato, insomma, lì ho ancora dei amici, ecco, anche se sono stato poco, quindi spero che l'Inter possa vincere questa gara e poi possa andare avanti fino in fondo in campionato. Te l'hai parlato di quelle che sono le vittorie dell'Inter, anche a volte un po' con pochi gol fatti magari, però soprattutto è importante magari sottolineare, tornando in casa nostra, l'Udinese nelle ultime quattro partite ha sempre fatto punti in casa e soprattutto un solo gol subito nelle ultime quattro proprio all'interno delle mura amiche. È questa la ricetta dopo un ottimo avvio in trasferta, anche se adesso poi dovremo stare un po' lontano dal Friuli. Sì, è quello che ho detto anche all'inizio, cioè, ho fatto l'intervista dicendo che con questo nuovo stadio, con tutte le cose belle che ci gira intorno, manca soltanto la vittoria e da quello stadio lì bisogna essere il nostro fortino, come è stata la Juve con lo stadio nuovo. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che in campo, soprattutto qua al Friuli, dobbiamo riuscire a fare punti e mettere in difficoltà tutti, soprattutto con l'aiuto dei tifosi. Adesso che siete ripartiti, domenica c'è il Chievo, che partita farà l'Udinese? Ma la stessa partita che abbiamo fatto contro la Sampdoria, contro il Napoli, ecco, dobbiamo cercare di fare subito nostra la partita. Sarà una partita difficile perché Chievo gioca bene, stanno bene, sono tranquilli anche di testa. Sarà una partita tosta, però dobbiamo cercare di fare punti. Prima parlavi dell'Inter che secondo te vincerà lo scudetto, voi lo dovete ancora incontrare. Da qui a Natale quanti punti pensate di riuscire a fare? No, è più possibile, ecco, noi vedendo la classifica non siamo messi benissimo, però sono tutti lì vicini con le altre squadre, quindi dobbiamo giocare con la tranquillità, ecco, con la testa libera, che quello che viene da qui fino a gennaio è tutto guadagnato. Tu con Icardi ci hai giocato, Pipita lo hai affrontato, chi è più forte? Sono giocatori diversi, ma io credo che Higuaín ha un pochettino più di nome, un po' più di esperienza, diciamo, però Icardi può diventare più bravo.